Bene, con questo video vediamo come realizzare questo che è l'aereo campione del mondo in carica di permanenza in aria. 29 secondi, quasi 30 secondi in aria con questo rivoluzionario aereo. Andiamo a vedere come realizzare questo aereo. Si parte da un normale foglio di carta A4 che viene piegato a metà. Si piega a metà il foglio di carta, in questo modo. Subito dopo aver piegato il foglio di carta a metà, lo andiamo a piegare così, come si fa anche per fare molti altri aerei. Facciamo il primo e il secondo triangolo. A questo punto prendiamo la punta e la tiriamo giù fino a un paio di dita dal fondo, ok? E andiamo a piegare di nuovo. Già si capisce il concetto di questo aereo, quello di appesantire la parte avanti. Come avevo detto in altri video, si alita sulla punta degli aerei di carta per appesantirla, perché quasi tutti i modelli di aereo di carta sono sbilanciati con il peso nel posteriore più forte di quello che dovrebbe essere per essere ben bilanciato. Quindi alitando appesantiamo davanti e l'aereo dovrebbe andare meglio. Invece con questo concetto di realizzazione di aereo noi andremo ad avere proprio per le piegature stesse il peso bilanciato nel modo migliore. Questo fa sì che con un lancio l'aereo possa andare più in alto e rimangano comunque delle buone ali per poter far planare, quindi una volta che sia andato lontano in alto l'aereo, per poterlo farlo planare e poter fare il record del mondo. Quindi segui le linee che ho fatto fino a questo punto. Noi vediamo che la parte anteriore è stata appesantita rispetto a un normale aereo, mentre rimangono belle ali per poter planare. Noi prendiamo la punta, la rigiriamo fino ad arrivare qua. Ok, prendiamo la punta, andiamo qua, prendiamo un bel ritiriamo fuori la punta una volta piegata e pieghiamo l'aereo in questo modo. Ok, a questo punto noi avremo la possibilità di tirare su verso l'alto il beccuccio. Vediamo, così il becco dell'aereo se ne va di nuovo verso l'alto, ed è rivoluzionario anche questo aereo. Perché? È rivoluzionario perché di solito gli aerei tendono ad aprirsi, invece con questo metodo che stai per vedere l'aereo rimarrà ben chiuso e quindi più aerodinamico. Una volta tirato sul beccuccio in questo modo lo andiamo a riabbassare così e lo andiamo a chiudere, quindi aerodinamico e chiuso. Questa è l'idea geniale che ha permesso a questo aereo di fare il record del mondo di permanenza in aria. Andiamo a tirare giù, tracciamo e andiamo a vedere. L'aereo, come vedi, è chiuso, rimane chiuso grazie a questo principio qua, estremamente aerodinamico. Vediamolo in questo modo. Completiamo l'aereo facendo delle piccole alette di lato, vediamo di essere simmetrici. E abbiamo completato il nostro aereo. Ti metto il link per poter vedere il lancio del campione del mondo di permanenza in aria al Guinness World Records.